Ci troviamo da Benoit a Parigi, ristorante da una stella Michelin. Il ristorante qui a Parigi è una vera e propria istituzione, in quanto dal 1912 fino al 2005 è sempre rimasto in mano alla famiglia Benoit. Dopodiché nel 2005 è stato comprato da Ducasse. Attualmente... Ma che c'hai? Ma che vivo? Attualmente è lo chef imprenditore con il maggior numero di stelle Michelin per i suoi vari locali che ha. Addirittura nel 2014 mi pare che abbia avuto 3 locali da 3 stelle Michelin contemporaneamente. Quindi un gran pezzo... un gran bel pezzettone. Insomma, uno con due palle. Benoit propone una cucina tradizionale francese. È un ristorante stellato un po' atipico rispetto a quello a cui siamo abituati adesso, che anche gli impiattamenti sono abbastanza classici, non è niente di troppo nuovo. È un grande classico. Venite con noi. C'è da dire, il servito e il posto sono proprio Francia pura. Abbiamo un menù alla carta, ma noi sceglieremo il menù lunch, che si dice déjeuner, tipo, che ha diverse cose. Sono arrivati degli omaggi da parte dello chef. Non ho capito cosa sono. Sono dei vignier, credo ripieni, vediamo. C'è del formaggio dentro, molto buono. Areoso dentro. Quanto pepe c'è? Buono. Effettivamente c'è un sacco di pepe. Non l'avevo notato. Hai dato il morso contenuto. Siamo in un posto di classe, devo dare dei morsi contenuti. Vediamo. Impara a farli. Poi leggeri. Troppo. Non ci hanno portato il pane e il burro. E ci hanno cambiato le posate senza senso perché erano pulite. Oltre al burro, che andremo a provare dopo, sono arrivati i primi piatti. Questa è una linga con patate e cipolle, mentre per Alex insalata Benoit con una salsa di mostarda. Non so però cosa sono gli ingredienti. Abbiamo delle noci, non lo so. Sono in argento. C'è anche una salsa sotto. La linga è delicata, è leggermente affumicata. La salsa assomiglia alla maionese. Assaggiamo la patata. La patata è una sorta di patata lessa che è contrapposta con la cipolla, che sembra sotto aceto, comunque marinata con dell'aceto. Ci sta veramente bene. È molto completo come piatto. Abbiamo anche dell'erba cipollina. Buono, assaggio. Ma davvero per il video? È buono. Madonna. Non ha senso. Non so cos'è. Non so se è così. Va detto che questo piatto di Alex è molto amaro. Questo secondo me è perfetto, veramente buono. Questo effettivamente è molto amaro, può non piacere a tutti. Stavamo osservando come le noci sono una della frutta secca più amata da Alex. Ingredienti anonimi, cioè non so cosa sono davvero. Quella scofanata di pepe, una salsa che è amarissima, un formaggio amarissimo, le noci sono amare, mi è venuto. E mangi questa cosa praticamente per pulirti, dopo hai anguiato la benzina. È arrivato il momento dell'assaggio del piatto di Alex, sarò sincero. Io ci sento del formaggio tipo gorgonzola. Allora, di base è molto amaro, è una bella batosta. Le noci, che di base sono anche queste, leggermente amare, smorzano l'amaro del piatto, quindi è un problema. Lo accentuano. Lo smorzano da quanto è amaro. Ah, ok. Ah, cavolo, sì. Diciamo che non è nelle mie corde. In quella di nessuno. Vedi a non informarsi prima di prendere i piatti? Il mio problema non è questo, anche quando mi informo lo danno a muffizzo, sì. C'è anche pezzo. È arrivato il momento del burro. A noi due. Cose generose. Mm.
burro salato che... Io mangio solo questo. No. No, mangio solo questo. No. Cioè, è buonissimo. C'è una roba... Anche il pane è molto buono, ma il burro è burro. Cioè, è devastante, buonissimo. Per rifatti la bocca col burro. Ci siamo o no? Parte 2. Questo dovrebbe essere pane di segale. Questo proviamo. Ma questo rende di più. Buonissimo. La prossima volta veniamo qui e mangiamo solo il burro. Allora, sono arrivati i piatti. Spiega il tuo. Questo è merluzzo, non so in che modo è cotto. Ovviamente ce l'hanno anche detto, ma non ce lo ricordiamo. Poi delle bietole, una salsa. Non ho ripreso ovviamente il momento quando è stata messa la salsa. Mentre questi sono dei ravioli in brodo, usano il prezzemolo ovunque, credo che questi siano funghi. E questi sono dei ravioli di guancia di vitello. Wow, guarda. Carino, si è tagliato tutto da solo. Salsina è buonissima, però a me ricorda la salsa di soia. Ti ricorda una salsa fermentata? Il merluzzo, come tutto il merluzzo, non sa di niente. Questo è cipolla, è buono. Passate in padella, scottate. Sono scolcata. Io gli avevo consigliato di prendere questo e adesso vuole il mio. Andiamo all'assaggio del mio piatto. L'ho affetto prima solo per il video. Wow, fa un odore di spezzatino assurdo. Dentro la guancia è molto pepata, assomiglia al peposo, un piatto molto tipico fiorentino. E anche la cottura è molto simile secondo me, perché si sfalda in bocca e quindi ha una cottura sicuramente molto lunga e prolungata. Sono funghi. È un piatto forte, un po' amaro, amarognolo. Si sente la terra del fungo, che si sente il profumo di terra. Il prezzemolo ci sta da Dio. Io non so perché c'è quest'odio per il prezzemolo in cucina. Nelle cucine italiane in realtà io l'adoro. E il raviolo, la pasta, secondo me non è a livello di quelli italiani, ma è comunque fatta molto bene. È difficilissimo. È molto pepato, non so se ti piace a te. È dolcissimo. Secondo me perché dopo l'insalata tua. Devo dire che io sono molto soddisfatto del mio piatto. Salsa. Molto delicato. Si sente effettivamente poco il sapore del pesce, poco invadente. Sembra quasi cotto al vapore. È cotto alla perfezione. È molto facile in realtà sbagliare la cottura del merluzzo perché tende a venire molto stopposo. L'ho lasciata al naturale con questa salsina, è speciale, mi piace. Con la salsa il pesce si sposa alla perfezione perché la salsa è molto sapida. Ho appena mangiato una parte del piatto sicuramente importante e non mi ero minimamente accorto di ciò. Al centro c'era un pezzo di foie gras. Io credevo fosse un fungo, ma effettivamente aveva una forma diversa dalle altre. Nel brodetto, oltre ai funghi e al possibile foie gras, che purtroppo se n'è andato, ci sono anche queste cipolline che danno un punto di dolcezza a tutto il piatto. Mi aiuto con... Il ripieno dei ravioli è molto dolce. Credo sia la cipolla. Anche tu va bene? Gli ultimi rimasugli di burro non possono andarsene. Buono. Sembri un drogato, cioè. Droga. Tu avrai anche il burro finale, ma io ho mangiato il foie gras che tu volevi. E la cosa bella è che doveva essere il suo piatto. Poi non me l'ho manco accorto che era foie gras. Bello. Lo vedi quanto non te lo meriti. Momento coffee, facci vedere. Wow. Sì, perché sono una cavalla. E voglio anche le zolle. Questa prendere tutta via immediatamente, sbasa nella borsa sta cosa. Che carini, raga, ci hanno portato anche i dessert omaggio col caffè. Chi dice che il francese medio se la tira, cioè la punta sotto al naso, è antipatico, tutto d'un pezzo, che ti tratta male e si disgusta degli italiani, non è vero niente. Oddio, è buonissimo. No, non sono libera, è una stronza. È simile a un plum cake, sa molto più di uovo. Questo sembra una specie di gianduia.
all'interno. Per essere un dessert completamente offerto con il caffè, buonissimo. Un marshmallow. Molto più buono di un marshmallow comprato. Veramente leggero. Comunque andiamo, il problema del caffè permane. Io non potrò mai andare a vivere dall'altra parte. Dopo non so quanti anni siamo qui a concludere il video su Benoit. Abbiamo speso in totale circa 80 euro. Devo dire prezzo molto onesto per un ristorante di questa portata. La location mi è piaciuta moltissimo. Uno dei ristoranti più belli forse che abbia mai visto, anche se molto piccolo. Mi è piaciuto molto lo stile francese che ricordava un po' la Belle Époque, dove ti trasportava veramente in un'altra epoca. Per quanto riguarda il servizio, la ragazza che ci ha assistito per la maggior parte del tempo è carinissima. Non c'è un servizio attento come in altri ristoranti di questo livello, nel senso che i piatti non vengono spiegati tantissimo, infatti abbiamo tirato probabilmente degli sfondoni giganteschi. Il servizio sopra la media, ti viene comunque servita l'acqua, ti viene chiesto... Come stai? Tutto bene a casa? I piatti, per quanto riguarda le mie scelte, sono molto soddisfatto. L'insalata di aringhe era molto buona, delicata, mi è piaciuta molto. Secondo me gli accostamenti erano azzeccati, non è che fosse un piatto incredibile, però comunque ho apprezzato molto, a differenza dell'insalata Benoit. Un mix di veleni solidificati. Secondo me quello è un piatto che serve a una persona che odi. Se tu proponi un piatto del genere, devi avvisare che non è per tutti. Era veramente amaro. No, non aveva senso, faceva... Mentre per quanto riguarda il main dish, io ho preso i tortelli, come avete visto, mi sono piaciuti, ho apprezzato la piccola noce di foie gras al centro, il brodo di funghi era molto buono, funghi e cipolle, la guancia si struggeva in bocca, ho un piatto che meritava quello che abbiamo speso. Però il foie gras non è condiviso con me. Manco me ne sono accorto, eccetera. Pensati. Mentre il merluzzo con bietole e cipolle scottate su un fondo di cottura. Ah, il fondo di cottura era buono. Non è che dici, mio Dio, il piatto più bello che abbia mai visto, però secondo me è un piatto con preparazioni perfette. La cosa più buona di tutte erano le cose, il burro, poi i bignè dell'inizio e i dolcettini che ci hanno portato alla fine. Le cose più apprezzate sono quelle gratuite. Sì, ma non perché erano, cioè anche perché erano gratuite. I bignè erano molto buoni, per quanto fossero pepati, il burro era devastante, forse aveva bisogno di un po' di temperatura in più. No, come si chiamavano alla fine i dolcetti finali? Che nel video le chiamiamo le Claire per sbaglio, ma come si chiamerebbero? Madeleine. Erano le Madeleine. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, seguiteci sui nostri social. A noi questa esperienza alla fine dei conti è piaciuta? Sì. Dai, è stata no, un'esperienza. È stata un'esperienza. Ma abbiamo visto il bagno, dobbiamo tornarci. Alla fine esperienza promossa, ve la consigliamo per il prezzo che è, secondo noi è alla fine giusto per la location in cui vi trovate, per il posto in cui vi trovate, per la città, Parigi. Alla sì. Fine prezzi nella media. Bastano prendere il vino. Non abbiamo preso il vino perché eravamo lì per un pranzo veloce e costava... Infatti ce l'avevano solo gli americanacci a casa, no? Stendiamo un velo pietoso su questa maglietta. È la mia preferita. Era così felice di farvela vedere. Perché ci sono tante parole da dimenticare. Ciao raga. Ma non ti piace davvero?